Quest'oggi siamo lieti di presentarvi il progetto delle classi terze del liceo scientifico Ciampoli Spaventa di Atessa, realizzato con la delegazione FAI di Lanciano, per la promozione dei prodotti tipici locali. Ci troviamo ad Atessa, un comune abruzzese della provincia di Chieti, situato nella bassa valle del fiume Sangro. Abbiamo scelto di raccontarvi la storia di un liquore della nostra tradizione, che ha saputo guadagnare una fama di livello internazionale, ottenendo numerosi riconoscimenti, e che continua ancora a conquistare la fiducia di innumerevoli intenditori. Il Vallaspra. Ci siamo recati alla bottega Piretti e abbiamo fatto alcune domande a Gennaro Travaglini, l'attuale titolare, il quale ci ha raccontato la storia del liquore. Ci parli della storia di questo locale e della fondazione della ditta Piretti. La fondazione della ditta risale al 1799. È una data che è stata modificata qualche anno fa perché abbiamo in pratica ritrovato un documento e preso dalla storia del sacerdote Bartoletti, dove si attesta sostanzialmente la presenza, l'esistenza della caffetteria, perché in questo posto c'è sempre stata una caffetteria. Poi da lì è venuto fuori l'attività pasticcera e poi la liquoristica. I fondatori dell'azienda erano torinesi, un padre e figlio, probabilmente appartenenti alle forze armate del Regno di Sardegna. Non sappiamo come si sono trovati qui, comunque il figlio è sposato con una teramana e si sono stabiliti in Atessa e hanno iniziato questa attività, una caffetteria veramente. Come è nata l'idea del Vallaspra? Allora, mio bisnonno Federico era diciamo, un amante della caccia, quindi un cacciatore, oltre che un conoscitore del territorio. E in qualità di pasticcere sicuramente era avvezzo anche alle infusioni, alle tradizioni della preparazione dei liquori. E l'idea viene diciamo, il nome deriva dalla località Vallaspra alle spalle di Atessa, quindi è lì dove lui in pratica aveva reperito la maggior parte delle erbe, le radici, i fiori, i bacche che poi hanno costituito l'infuso originale del liquore. E quindi il nome deriva dalla località e l'idea di produrre quel tipo di liquore probabilmente è anche un po' il frutto della tendenza dell'epoca, l'epoca di altri produttori. E poi probabilmente c'è anche un altro dettaglio, che lui aveva sposato la moglie era una francese della zona dell'Alta Savoia e lì era la patria dell'Assenzio, che era un liquore ottenuto per distillazione dalle erbe, quindi è probabile che in qualche modo anche questo abbia influito sulla scelta del tipo di liquore da produrre. E ci può spiegare alcune fasi di produzione del liquore? Sì, allora noi realizziamo il Vallaspra mediante infusione, quindi prepariamo precedentemente l'infuso di erbe, fiori, bacche e radici in alcol buon gusto. Questo infuso rimane per una quarantina di giorni in infusione. Una volta ottenuto l'infuso si realizza poi il liquore, quindi si aggiunge l'acqua, lo zucchero e si lascia riposare un po' per qualche altra settimana e poi va in bottiglia pronto per la vendita. Ok. E ci può svelare alcuni ingredienti per produrre il Vallaspra? Avevo detto melissa, le radici di genziano che poi costituiscono anche l'ingrediente base dell'altro liquore che facciamo, la tintura di genziano e la cannella. Questo okay. È quello che possiamo dire. Ringraziamo tutti per aver visionato e speriamo apprezzato il video, realizzato nelle classi terzo liceo dell'Istituto Omnicomprensivo Ciampoli Spaventa di Atessa. Un particolare ringraziamento va al signor Gennaro Travaglini, produttore nonché titolare della premiata ditta Piretti, che è stato molto gentile e disponibile. Vi invitiamo a venire nel nostro splendido paese per assaggiare il Vallaspra, un liquore straordinario.